1 miliardo di euro di cittadini italiani per fare un enorme hotspot, così lo possiamo definire, elettorale di Meloni qui in Albania, un luogo che è al di fuori di qualsiasi regola, di qualsiasi procedura del diritto europeo, ma anche del diritto italiano, un luogo in cui saranno portate persone che sono salvate in mare, che hanno la stessa condizione di altre persone che saranno portate in Italia e andranno nel circuito di accoglienza, e qui invece saranno detenute, un luogo in cui non si capisce quali regole saranno valide, di sicuro non quelle del diritto europeo, appunto, ma neanche quelle della legge italiana. E la cosa che ci preoccupa molto è che sono stati assegnati dalla Prefettura di Roma i servizi per persone vulnerabili, minori, nuclei familiari, donne incinte, persone che hanno subito violenza o tortura. Eppure, in base alla legge che il Parlamento italiano ha approvato, la tipologia di persone non dovrebbero mai arrivare in questo posto. Cosa sta accadendo in Albania?